Da boss a sob, palindromo, perché sei triste quando l'ammazzi? Cazzo, questa era brutta, ragazzi. Ma la tengo lo stesso. Benvenuti su Watch Mojo Italia. Decisamente poco ispirata questa hit, mio Dio. Per un'altra top 10 più 10 di boss, che però a sto giro appunto non vorresti accoppare, perché fanno pena, sinceramente. Non soltanto boss, ovviamente anche personaggi, perché 20 boss erano un pochino troppi. Nel senso, giustamente, i boss sono lì per essere picchiati. Se c'erano 20 boss nella storia dei videogiochi che ti scocciava di picchiare, era un po' particolare. Infatti è un po' difficile trovarli. Perciò mischiamo un po' tutto quanto. Come al solito è una top 10 più 10, quindi include anche la parte di un vecchio video rimeccata, rieditata, per fare di tutt'uno un compendio totale. Via, se vi piace lasciate like e andiamo. Alla numero 10, il vicario Amelia in Bloodborne. Ah, per la verità, molti boss di questo gioco, soprattutto tra i Great Ones, non li vorresti picchiare. Rom ce ne sta lì e tu gli vai a rompere le balle. La balia di Mergo fa la balia e tu le vai a rompere le balle. E Brietas sta dormendo e tu, senza motivo, pensi: oh, che succederebbe se gli andassi a rompere le balle? E lo svegli ad accettate. Cioè, chi è il pazzo da fermare in questo gioco? Loro o pure. Ma se devo pensare al boss che mi ha fatto più pena, è di sicuro il vicario Amelia, che ha un design perfetto per farti soffrire internamente mentre la meni. Quella suora lupo squartata, che tutto vorrebbe essere tranne una suora lupo squartata, che ad ogni colpo non urla di rabbia, ma di dolore puro, dei gemiti disperati che ogni tanto ti viene da indietreggiare mentre la colpisci. Davvero pensi: ma Dio santo, che cosa sto facendo? Certo, potreste vederla come un porre fine alle sue sofferenze, però porca paletta. Alla numero 9, Banson in Yoshi Woolly World. Scioglilingua migliore come titolo. Ora, non credo ci sia bisogno nemmeno di motivarla. Banson è un grosso cane peluche. Vabbè che in questo gioco ogni cosa è un grosso peluche, anche particolarmente coccoloso, quindi in generale non ti va di menare nulla. Banson è sbavante, amichevole, abbaia in modo dolce, saltellando in giro con quella sua aria scodinzolante, mentre tenta di bruciarci vivi. Ok, non importa, mi faccio dare fuoco volentieri. Diciamo che alla fine del combattimento sviene e non muore, tipo i Pokémon, no? Per mantenere un pochino l'aura di carineria. Ma abbiamo comunque picchiato selvaggiamente un dolce cagnolino. Infami barbari che non siamo altro, e non è l'unico amico a quattro zampe della lista. Preparatevi a soffrire di più. E alla numero 8, Saren in Mass Effect. Ora, Saren fa una porcheria dopo l'altra. È un pazzo terrorista che mette in pericolo la galassia e vorrebbe che tutti quanti diventassimo la colazione per una razza di piovre meccaniche annoiate che non hanno nulla di meglio da fare se non disintegrare l'universo ogni 50.000 anni. Saren, amico mio, no grazie, te la potevi forse giocare un pochino meglio, uno sarebbe incline a dire. Ma poi capisci che il povero Spettro, cioè lui non ci poteva far nulla, era indottrinato, controllato da remoto. Quindi sì, è malvagio, però nei momenti finali, durante lo scontro con lui, ti chiedi se non ci sia un altro modo per farlo rinsavire. E il fatto che appunto lui stesso in certi casi riesca a riprendere le redini della sua mente emette molta tristezza. Che gioco comunque, che sceneggiatura, Massu. E alla numero 7, Milluda in FF Tactics. Mercenaria di ceto basso, la povera Falls è colpevole di una cosa: essere incazzata perché non è stata pagata dopo aver rischiato la sua vita, soltanto perché appunto è una popolana. E quindi chi se ne fotte, quelli lì non li paghiamo. In più ci odia a morte, noi Ramsa, per la nostra aristocrazia, e un po' fa bene, visto come si comportano tutti quelli come noi con quelli come lei. Soltanto che gli amici di ceto elevato che abbiamo attorno stanno tutto il tempo a dirci: no, no, ammazzala, questa sedizione, sbudellala, distruggila. E noi che facciamo? Eseguiamo, ovviamente. Non è un gioco che lasci molte possibilità su quel fronte. Questa disperata non ha fatto nulla. Tu le tiri una trambata in mezzo al cranio e poi hai anche il coraggio di dirle che ti dispiace. Ma vai a cagare, va. E alla numero 7, Kira in The Witcher 3. La bella e decisamente fatal donzella con cui, insomma, uno si può vivere anche una love story, che immagino però tutti abbiamo rifiutato perché siamo delle persone di principio, ovvero... Ecco, comunque, nel caso dovesse accadere, si capisce lo stesso che alla fine ci siamo fatti pollare come pochi, perché lei è maestra dell'inganno e addirittura per questo può essere anche steccata come un qualunque boss alla fine. Il fatto è che mettersi a sbudellare una bella signora con la quale abbiamo passato tre quarti del gioco in amicizia, cioè non è che ci vada più di tanto, penso, no? Sì, ti senti preso in giro ed è molto da Geralt spiegarsi affettando tutto quanto a spadate, però ecco.
Didn't have to end this way. Sì, decisamente, mio platinatissimo amico. E alla numero 5, tipo tutti in Undertale, che comunque vi devo dire io, la mia prima run l'ho fatta pacifista, non so veramente perché ti dovrebbe venire voglia di uccidere chiunque all'inizio. Cioè, ma dai, che cosa hanno fatto? Sono mostri che in generale ti aiutano, ti fanno ridere, ti guidano in un mondo nel quale non ritrovi la strada e sono tutti genuinamente interessati a te, più o meno, però sì. E quindi la logica vuole che tu inizi a tritare tutti, no? Ovviamente, cioè, ma altro che l'essere deviati perché ammazzi la gente in giochi come GTA o COD. Secondo me sei un pazzo se come prima cosa ammazzi tutti con una bambina in un gioco come Undertale. Vergognatevi se avete fatto la genocide come prima run. Ma non vi piangeva il cuore, pazzi psicopatici che non siete altro? Anche perché poi tanto vi fa piangere il gioco come punizione, quindi ve lo meritate a... E alla numero 4, Sif, il lupacchiotto coccolone in Dark Souls. Va bene, ok, che Miyazaki ti fa ammazzare di botte qualunque cosa respiri nei suoi giochi, ma il cucciolone no. Sif è un grosso lupo, più simile però a un Akitaino personalmente, per impietosirti ancora di più, con una spada gigante in bocca. Già si meriterebbe di vincere lui soltanto per lo stile, ed è pure bravo a combattere. E lo sapete, si è macchiato di un unico crimine: essere un amico fedele che difende la tomba del valoroso padrone che 400 anni prima, nella loro ultima missione, l'ha salvato, e Sif sta ancora vicino a lui, peggio di Hachiko, il tuo migliore amico, perché in pratica non vuoi farci fare la fine di Artorias e noi lo massacriamo di rimando, mentre zoppica in mugola con quell'espressione fiera. Victory achieved. Ma quale vittoria? E alla numero 3, Steve in Code Veronica. Steve, anche noto come uno dei personaggi più sculati della saga, è un ragazzo fortunato al quale hanno ammazzato la mamma, infettato il padre, che comunque era un mezzo pazzo, e lui quindi, per completare il quadretto, mentre aiuta la nostra Claire, viene infettato trasformandosi in una specie di rospone sotto steroidi con la frangetta stilosa, che personalmente è la cosa più spaventosa a quel punto. Che lui sia in quel modo mi sta anche bene, ma che gli rimanga la frangetta da boy band anni 90 è un'idea veramente di un malato indicibile. Effettivamente, anche solo per quella cosa sarebbe giusto porre fine alla sua esistenza, anche perché non è che se la passi benissimo. Lui non ha fatto nulla, gli è stato fatto tutto, prova a salvarci pure e muore a causa nostra, e poi ci dichiara il suo amore schiattando un attimo dopo. Cioè, non lo so, altro poraccio, Dio santo. I love you. E alla numero 2, The Boss in Snake Eater, perché come dice il boss al boss, ci sono troppi boss qui, ora basta. E via in un bello scontro in cui in pratica, oh mamma, era orrenda, anche se lo scopriamo dopo, la nostra vecchia, simpatica, affascinante, temeraria e tutti gli altri aggettivi soltanto positivi mentore che stiamo tentando di uccidere, soltanto perché pare sia diventata comunista, ecco, si lascia ammazzare in pratica col Big, costretto a spararle in testa per completare la sua missione, e già pensa, alzi la mano chi, pur credendo fosse lei il nemico, voleva farlo. Nessuno, penso. Non ditemi il contrario. In più si scopre che era tutto parte di un intricatissimo piano di finti tradimenti per far uscire l'America pulita da tutta la faccenda, e con The Boss che in tutto questo accetta di buon grado di morire nell'infamia totale tacciata di tradimento. Signori, il Big si mette a piangere. Big Boss piange. Direi che se succede questo la cosa è piuttosto grave. E alla numero 1, i colossi in Shadow of the Colossus. Quei placidi, enormi, rocciosi amici che se ne stanno a zonzo a colosseggiare in tutta la loro torreggiante calma, rispettosi dell'ambiente e dei nostri confronti. Infatti, da vere educatissime rocce semiorganiche semoventi alte quanto un grattacielo, non ci attaccheranno mai se non provocate. Perché è così che si fa tra gente educata, lo sapete? Non come facciamo noi. Non come quel gran coglione che comandiamo, che per ritrovare l'amore perduto inizia a sfracellare tutto perché gli hanno detto di farlo. Già è terribile quello che scopriamo alla fine, ma è proprio brutto in primis. Cioè, tu guardi un colosso quando gli arrivi di fronte, a parte che sono stupendi, ma li osservi e pensi, cioè, ma questo coso non farebbe male a una mosca? E tu lo distruggi, un vero essere umano, io ve lo dico, smette di giocare al primo. Io questo gioco non l'ho mai finito perché mi rifiuto di finire. E ora la seconda parte. Alla numero 10, il sindaco McCready in Fallout 3. Hold it right there, mister! Don't take another step, or we'll blow your f***.
Oh, amica, testa di cazzo, te lo faccio esplodere io il cervello se solo potessi. Little Lamplight, quell'accogliente cittadina, unico aspetto negativo, la popolazione fatta di bimbi scassapalle, e il più di tutti è il sindaco. Pretty funny for a mongo. 10 anni e va in giro vestito come se fosse un ricognitore della seconda guerra mondiale e ci insulta tutto il tempo se apriamo bocca. Fa il tipo tostissimo e stende una legge iperaggressiva su gente dai 5 ai 9 anni. Sapete che avrei sempre voluto sganciargli un fat man sulle gengive, ma Fallout è buonista e me lo impedisce. Good. Better stay that way, mongo. Alla numero 9, Martin Madraso in GTA 5. You know who I am? Do you know who I am? Do you? No. Oh, you? You? I think so. Good. Il capo del cartello messicano e in più è anche uno psicopatico di prima categoria e ti va a venir voglia di farcirlo di piombo. Did you pull an architectural, significant, modernist, wonder home down the hillside in Vinewood Hills? No, sentite, non fa altro che urlare tutto il tempo. Dopo non so quanti lavori per suo conto, quando gli parliamo sembra sempre che siamo i più coglioni sulla faccia della terra e mannaggia, in un gioco in cui possiamo fare le peggio carneficine, non possiamo accoppare questo minchione, ma mi pigliate per il culo. You better treat her right, man! I will, amico! Otherwise, the other ear! Of course! Alla numero 8, il piccolo Nelkir in Skyrim. For some reason, that door is special. Only two people can open it. Balgruuf and Farangar, the court wizard. Sì, sì, un altro bambino. Va bene, ma è colpa mia se la Bethesda li fa tutti quanti insopportabili. Confessate, avreste anche voi sempre voluto spedirlo a conoscere Akatosh, su. So, the disgusting pig sent you to bother me. One day, I'll tear his face apart so he can leave me alone. Questo piccolo bastardo malato è il figlio dello Jarl di Whiterun e noi non siamo eroici sangue di drago per andare in giro a farci pigliare per il culo e minacciare di morte da un dannatissimo ragazzino. No, ma manco a suon di fussero dagli si fa niente. Manco col fussero dagli. I'm hearing some strange tales of the Jarl's children. Say the one's turning wicked and the others have an ill-favored look to them. Alla numero 7, Mr. Resetti in Animal Crossing. Ora va bene, mi direte dai, no, non puoi voler uccidere qualcuno anche in Animal Crossing. Ah no, e quella dannata talpa con piccozza? Che mi dite di quella dannata talpa con piccozza? Ecco, lo vedo che vi si stanno iniettando gli occhi di sangue anche a voi. Quella faccia e le sue spiegazioni infinite ogni volta sui salvataggi, recitando le nostre battute. No, c'è qualcosa di profondamente sbagliato, ma è Animal Crossing. Temo che l'omicidio non sia contemplato. Alla numero 6, Navi, in Legend of Zelda Ocarina of Time. Hello! Sì, la piccola fatina. Si può voler dissanguare una piccola fatina? Sì, sì, si può. Lo capiranno i fratelli e le sorelle che hanno giocato a Ocarina. Navi, per la verità, è mandata a aiutarci. Il classico compagno in-game per consigli e cazzate varie, ma una certa. Basta! Basta! Si arriva a un punto in cui c'è un'interruzione ogni centesimo di secondo. Anche se si vuole salvare a momenti, è un Eilisten continuo. Eilisten, sei sicuro? Sì! Sì, sono convinto, va bene, maledetto piccolo, basta! Hey! Hey! Listen! Ma la numero 5 è Slippy Todd in Star Fox 64. Slippy here, I'm okay. Peccato, speravo di no. Il rospo più scarso della storia dei videogiochi, anche se dubito ce ne siano altri, è il nostro purtroppo fido compagno di avventure volanti per la galassia. Enemy robot, get ahead. Ogni volta che si parte per una missione, ogni livello, tempo 5 secondi. E lo sentirete urlarvi nelle orecchie con quella voce da imbecille che gli stanno addosso e lo dobbiamo aiutare. Slippy Todd. È stato bello, amico. Coprici le spalle e muori gloriosamente, va bene? No? No, non gli si può dire va bene e invece fargli un pochino di fuoco amico mentre nessuno guarda? No? Manco quello si può fare, manco quello. Enemy ahead! This one's different. Alla numero 4, Solas, in Dragon Age Inquisition. Everyone is happy under the Qun. What's the sacrifice for a few lives to keep people from discomfort? I should thank you, Inquisitor. Ha le orecchie troppo a punta.
mi infastidiscono. E poi non si è mai visto un elfo pelato, ma dai, ma non esiste. Per non parlare del suo caratterino da fighetto filosofico. Yes. Oh, yes, un par di coglioni, mi dicono che è incompreso. Io dico che soffre di qualche sindrome di superiorità, ci insulta tutto il tempo. Era obbligatorio che si unisse all'Inquisizione, sto scassapalle? For all they got wrong, the Dalish did one thing right. Se gli altri sono in disaccordo con noi, stanno zitti, perché siamo noi l'Inquisitore. Solas invece no, lui fa tutto il torone. Oh, ma chi è il capo qui? Noi o sto Voldemort elfico? In Dragon Age si può fare tutto, si possono anche avere relazioni amorose con Solas. E allora dammi anche l'opzione omicidio mentre meno se l'aspetta, no? From the stories, I thought you all thuggish, simple and crude. Now? Now I know I was right. Solas, ti odio, ti ammazzo. Alla numero 3, G-Man nella serie di Half-Life. Or rather, in the hazard suit, I took the liberty of relieving you of your weapons. Quattro poligoni per creare un tizio che manco sappiamo che diavolo voglia. Il vecchio Mr. G è un uomo in nero, misteriosissimo, che interviene a volte nei giochi, ma la cosa più importante che sappiamo di lui è che probabilmente avrebbe bisogno di una vacanza al mare e che sì, è un inquietante stalker figlio di buona donna. Well, let's just say your hour has come again. Ma almeno quando ci stalkerà sta zitto, perché dico, si apre bocca, non finisce più un monologo di 4 ore ogni volta, che ispirerebbe istinti omicidi anche alle pietre. Se mai ci sarà un Half-Life 3, io voglio ammazzarlo. Deve essere la quest finale. Ordinarily I wouldn't contemplate them, but these are extraordinary times. Alla numero 2, Mark Jefferson in Life is Strange. Since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits. Un gioco che sa come farci infuriare con persone altamente disgustose, e Mr. Jefferson ne è il capo. Ma guarda che tipetto, si dice la prima volta, eh? Il classico mezzo brillantone, finto affascinante, fotografo, seducente, e fa il coglionotto con tutte le ragazze. Già lo vorrei sterminare. Figuriamoci quando scopriamo, spoiler, che droga e rapisce studenti per fargli foto oscene. E probabilmente è un killer psicopatico. Ora sì che lo vogliamo sbudellare, ma non possiamo. But I love the purity of your own image. Not like Rachel, who was always looking in the wrong places. Poor Rachel. E alla numero 1, quel dannato cane in Duck Hunt. Uno dei giochi più celebri di sempre, con una delle facce più picchiabili della storia del gaming. Quel sorrisetto da impudente sfrontatello. Non si becca neanche un anatroccolo, e quello arriva a prenderci per il culo. Viene naturale prendere il fucile e iniziare a crivellarlo di colpi, ma non si può. Nell'arcade, se gli si spara, viene giusto coperto di polvere da sparo. Per fortuna, però, delle anime pie hanno creato una mod in cui, grazie al cielo, esplode in varie polpette. Assolutamente da provare.